Un'amministrazione nata con 12 voti favorevoli su 20 dopo un braccio di ferro per la consegna degli assessorati tra il sindaco Gino Spinello e il Partito Popolare. Trattativa che ha così ritardato di 40 minuti l'inizio del primo consiglio comunale di Adria tra i mugugni dei cittadini presenti all'inaugurazione di questa nuova tornata amministrativa. Due settimane di riunioni a porte chiuse con associazioni di categoria, sindacati e forze politiche. Un sindaco apparso stanco di mediare e stanco ancor più di compromessi e continue inversioni di marcia. Alla fine il verdetto manoscritto da Spinello. La giunta sarà composta da PDS, Partito Popolare, Unione Riformista e Adria Domani. Sarà il popolare Alessandro Rigoni il vice sindaco con l'assessorato ai lavori pubblici, igiene territoriale, attività produttive, sviluppo economico, decentramento, informatizzazione degli uffici. Anerino Chiereghin, PDSino, cultura, sport, tempo libero, ambiente e attività giovanili. Per Lorenzo Cavallini del Partito Popolare, urbanistica, territorio, viabilità. Patrimonio, finanze e tributi all'esponente di Adria Domani Rossano Destro. A Eugenio Migliorini del PDS, servizi sociali, personale e asilo nido. Infine per Alessandra Tescaroli, pubblica istruzione, servizi demografici e associazionismo. Resi noti anche i nomi dei capigruppo: Francesco Licitra per il PDS, Annalena Mottaran del Partito Popolare, Angelo Franzoso per Alleanza Nazionale, Giovanni Viannello per Forza Italia, Paolo Spinello Adria Domani, Roberto Giollo per Rifondazione, Franco Grotto insieme per Adria, Antonio Giollo della lista per Cambiare. E proprio al primo consiglio comunale scoppia il caso Mottarà. Il consigliere Grotto, dopo la lettura sulla ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, chiede se Annalena Mottaran, già presidente del CADA, sia legittimata a sedere in consiglio comunale. Qualche battuta al vetriolo e la Mottaran firma le dimissioni dal centro di Uno Anziani. Una partenza decisamente insolita per il Consiglio Comunale Adriese. Inizia da oggi la vita amministrativa per una giunta che ha riservato sorprese fino all'ultimo minuto. I programmi, almeno sulla carta, sono positivi. 4 anni basteranno?